Sabato mattina al Teatro Comunale di Pietracuta di San Leo si è svolta la quarta edizione di Sport con Gioia, il convegno organizzato dalla Scuola Calcio Junior Valmarecchia. Educare i giovani ai veri valori dello sport. Questo deve essere l'obiettivo di allenatori e dirigenti delle squadre di calcio, una funzione educativa che deve essere parallela, non concorrente, a quella delle famiglie. Fra gli ospiti, Don Alessio Albertini, fratello dell'ex calciatore del Milan Demetrio, il giornalista del Guerin Sportiva Gianluca Grassi, esperto di calcio giovanile, Felice Centofanti, attuale dirigente del San Marino Calcio, l'ex allenatore del Ravenna, Sergio Santarini. Penso che uno dei grandi valori sia proprio quello della festa, quello della gioia. Questa è l'esperienza più bella dello sport, soprattutto quello giovanile. Si vede però ancora poca gente che sorride, no? Nelle attività sportive. Bisognerebbe regalare un po' di più questa capacità, riconoscere che è qualcosa che rende bello lo sport e non invece la tristezza, l'angoscia di una sconfitta o la rabbia per raggiungere un obiettivo. Il calcio in particolare spesso è oggetto, diciamo, di cattivi esempi. Sì, può essere come tante altre situazioni della vita e anche occasione di begli esempi, no? Di grandi gesti che purtroppo fanno clamore, dico purtroppo perché quando certi gesti belli di fair play, di attenzione all'avversario, di un gesto tecnico straordinario premiato anche con un applauso, con un abbraccio da parte dell'avversario, quando questi non faranno più notizia, allora vorrà dire che abbiamo scoperto il grande valore dello sport perché è diventata la normalità. Questo è l'augurio più bello. Lo sport è rimasto una delle agenzie educative per eccellenza, in quanto vediamo che nelle famiglie, anche nella scuola, ci sono dei problemi. Quindi avere degli allenatori preparati che, oltre dal punto di vista tecnico e anche tattico, preparino i ragazzi dal punto di vista educativo, aggregativo e sociale, pensiamo noi del centro sportivo, che sia una componente fondamentale di tutto il nostro credere e di tutta la nostra associazione. Quindi noi facciamo formazione appunto preparando allenatori, preparando dirigenti, appunto ad affrontare queste tematiche che sono sempre più difficili perché i ragazzi d'oggi sono sempre più difficili e anche nelle famiglie ci sono dei problemi che noi vorremmo andare incontro per risolvere. Quello che sto riscontrando, e lo dico non solo da giornalista ma anche da dirigente, perché ho per passione faccio anche il dirigente sportivo in un settore giovanile a Bologna, quello che sto riscontrando è proprio la difficoltà che abbiamo a far sport, come dice il titolo del convegno di oggi, con gioia, cioè a fare sport con i bambini e i ragazzini per il semplice gusto del gioco. Oggi già a 8-9 anni si va in campo con climi esasperati. Io vengo da una settimana dove martedì scorso ho visto una nostra squadra della mia società, giovanissimi, andare in campo e francamente per un'ora è stata una rissa verbale sugli spalti con genitori che urlavano, si offendevano e purtroppo a pagare il prezzo di questo clima diseducativo sono soprattutto i bambini.